Candelleri, Pirandello e Sciascia. È una terra bellissima, ricca di emozioni, ricca di tracce di uno straordinario passato. Mi piacerebbe che anche grazie a un progetto che è volto a valorizzare appunto quelli che sono stati i luoghi di alcuni scrittori, ma credo dovremmo tutti lavorare per valorizzare i moltissimi luoghi in cui tanti scrittori hanno fatto grande la Sicilia, può essere davvero una delle forme, come dire, in cui investire risorse, investire intelligenza, perché questa terra sia conosciuta da più turisti possibile. Mi piacerebbe che questo avvenisse davvero in un lavoro di sistema con gli enti locali, con l'università. Lo Stato farà la sua parte, che è quella appunto di consentire un recupero della dimensione capace di valorizzare i nostri beni storico-artistici, che in questa terra sono davvero di una bellezza straordinaria. Si è sentito toccato dalla strage del 3 ottobre ed è per questo che ha scelto di portare un ulivo al cimitero? Ma la mia è una testimonianza privata e personale. Credo che ognuno di noi abbia vissuto questa tragedia appunto in una dimensione in cui non può mai più accadere una cosa del genere. Questo mare meraviglioso che è il Mediterraneo deve essere il luogo di incontro, non di morte. Vorrei che non avvenisse mai più.